successo, cadute, dolori personali, depressione e gloria. Al Dolby Theatre di Los Angeles quest'anno è andato in scena il trionfo delle storie di riscatto. The Oscar goes to Brendan Fraser. Ho cominciato 30 anni fa a lavorare nel cinema, le cose non sono state sempre facili. Mi avete salvato. I thank the Academy for this. Brendan Fraser, commosso all'inverosimile, come non ci si aspetterebbe da un attore, parla di salvezza ringraziando il regista di The Whale, che gli offre un'occasione d'oro dopo anni di isolamento per aver denunciato una molestia sessuale, dopo la dieta drastica che gli ha fatto perdere la memoria, la separazione e nessun contratto da firmare. Please keep your dreams alive. Hollywood, tempio dei sogni. Io avevo quasi rinunciato ai miei, dice tra le lacrime Keiko Wan, che incarna il vero sogno americano. My journey started on a boat. Sono arrivato in America su un barcone, racconta, poi l'esperienza in un campo profughi e soli 13 anni il successo, con Indiana Jones e i Goonies. Poi anche lui finisce nel buio di quell'industria, che celebra e stritola dimenticando. Commuove la dedica alla mamma e all'amore della sua vita, ecco che in questi 20 anni l'ho spinto a credere che la sua occasione di rivalsa sarebbe arrivata. Ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Credete in voi stesse e non accettate di farvi dire che siete troppo vecchie per fare qualcosa. Inarrestabile la grinta della 60enne Michelle Yeoh, protagonista del geniale e pluripremiato Everything Everywhere All at Once, la prima donna asiatica a vincere una statuetta. Donne vere che non hanno niente da dimostrare. Lady Gaga stordisce con la sua performance memorabile. Sul palco in jeans e t-shirt senza un filo di trucco. Si spoglia del glamour dei gioielli e dell'abito griffato, lanciando un potentissimo messaggio. Trovare la forza in se stessi, scoprendo di essere degli eroi. Così Rihanna si esibisce con un look che ne esalta la maternità. Lei, icona di stile, testimonial di battaglie legate alla discriminazione, cresciuta alle Barbados con un padre violento e vittima di bullismo per il colore della pelle troppo chiara. È un altro simbolo di riscatto.